Ciao a tutti e bentrovati in questo nuovissimo tutorial. Oggi voglio mostrarvi come lavorare il punto margherite che già ho utilizzato per la Mirror Clutch Bag tempo fa. Siccome l'effetto è altrettanto bello con due colori differenti, quindi un colore primario e un colore secondario, avevo il piacere di mostrarvelo. Un consiglio utile che posso darvi è quello di lavorare questo punto con un cordino sottile, almeno per uncinetto numero 3. Detto questo, vi mostro velocemente come lavorare il punto margherite. Per questo campione avvierò 25 catenelle più una per voltare il lavoro. Adesso vado a fare un giro a maglia bassa di ritorno fino a ritrovarmi con 25 maglie basse. Volto il lavoro e sono pronta per lavorare il punto margherite. Vado a fare una catenella, una maglia bassa nella maglia bassa sottostante. Salto 3 maglie basse di base, nella quarta vado a lavorare un ventaglio aperto, composto da 3 maglie alte, una maglia alta doppia e 3 maglie alte. Maglia alta doppia, carico il filo due volte, entro nello stesso punto, chiudo le prime due asole, poi chiudo le altre due e infine le ultime due. Altre 3 maglie alte nello stesso punto. Una, due, tre. Vado a chiudere il primo ventaglio aperto nella quarta maglia bassa, salto la prima, la seconda, la terza e nella quarta una maglia bassa. Ed ecco qua il primo ventaglio aperto. Vado a fare il secondo, carico il filo, salto 3 maglie basse, nella quarta vado a lavorare un ventaglio aperto. Chiudo il secondo ventaglio aperto lavorando una maglia bassa nella quarta maglia bassa sottostante. 1, 2, 3, 4. Procedo così per tutto il giro fino a terminarlo con una maglia bassa. L'ultima maglia bassa la chiudo col secondo colore. Due asole sull'uncinetto, prendo il secondo colore e me lo porto all'interno. Vado a fare 3 catenelle. Volto il lavoro, nella maglia bassa sottostante vado a fare una maglia alta non chiusa, quindi carico il filo, tiro fuori e chiudo solo le prime due asole. Nelle prossime 3 maglie alte faccio di nuovo la stessa cosa, 3 maglie alte non chiuse, quindi carico il filo, entro nella prima e chiudo solo le prime due. Carico il filo, entro nella seconda maglia alta, prendo il filo e chiudo le altre due. Carico il filo, vado nella terza maglia alta e chiudo le altre due asole. Mi ritrovo con 5 asole sull'uncinetto, carico il filo e le chiudo tutte e tre. Vado a fare 3 catenelle, una maglia bassa nella maglia alta doppia sottostante. Faccio le 3 catenelle dopo la maglia bassa. E vado a fare nelle prossime 3 maglie alte, 3 maglie alte non chiuse, carico il filo, vado nella prima e chiudo solo le prime due. Carico il filo, vado nella seconda e chiudo le altre due. Carico il filo, vado nella terza maglia alta, chiudo le prime due, carico il filo sempre due volte, vado nella maglia bassa, chiudo le prime due e chiudo le altre due. Ritrovandomi così con 5 asole sull'uncinetto. Nelle prossime 3 maglie alte vado a fare 3 maglie alte non chiuse. Mi ritrovo 8 asole sull'uncinetto, le vado a chiudere tutte insieme. Vado a fare 3 catenelle,
una maglia bassa nella maglia alta doppia sottostante, 3 catenelle, carico il filo, vado a fare una prima maglia alta non chiusa, una seconda, una terza e nell'ultima maglia bassa vado a lavorare una maglia alta doppia non chiusa. Chiudo solo le prime due, chiudo le altre due, 5 asole sull'uncinetto e le vado a chiudere tutte insieme. E questo sarà il risultato. Continuo il terzo giro sempre con lo stesso colore, quindi vado a farmi 3 catenelle e volto il lavoro. Nella chiusura del mezzo ventaglietto sottostante, quindi qui, vado a lavorare una maglia alta doppia e 3 maglie alte. Una maglia bassa nella maglia bassa sottostante. Ed ecco qua. Prossima chiusura del ventaglio chiuso sottostante, vado a lavorare un ventaglio aperto, quindi 3 maglie alte, una maglia alta doppia e 3 maglie alte. Una maglia bassa nella maglia bassa sottostante e continuerò per tutto il giro in questo modo. Concludo il giro lavorando 3 maglie alte e una maglia alta doppia. Le ultime due asole le chiudo col primo colore, quindi prendo il primo colore e vado a chiudere. Se vi trovate meglio, potete semplicemente tagliare il cordino all'inizio e riagganciarvi nuovamente col primo colore. Io sto facendo una piccola prova, quindi non taglio il cordino. Realizzo una catenella, volto il lavoro, vado a fare una maglia bassa nella maglia alta doppia sottostante e le 3 catenelle. Un ventaglio chiuso in questo spazio sottostante, carico il filo, vado nella prima maglia alta e faccio una maglia alta non chiusa e così per le altre due. Seconda, terza maglia alta non chiusa, vado nella maglia bassa sottostante e lavoro una maglia alta doppia non chiusa. Chiudo solo le prime due e le altre due e mi fermo qui. Ho 5 asole sull'uncinetto, carico il filo e altre 3 maglie alte non chiuse. Ho 8 asole sull'uncinetto e le vado a chiudere tutte insieme. Faccio 3 catenelle e una maglia bassa nella maglia alta doppia sottostante. E continuerò per tutto il giro in questo modo. Termino il giro facendo le 3 catenelle, l'ultimo ventaglio chiuso, e vado a chiudere con una maglia bassa nella maglia alta doppia sottostante, quindi qui. E chiudo. Rimango sempre con lo stesso colore, con il rosso, e proseguo. Lavoro una catenella, volto il lavoro. Una maglia bassa nella maglia bassa sottostante. Nella chiusura del ventaglio chiuso vado a lavorare un ventaglio aperto.
una maglia bassa nella maglia bassa sottostante, termino il giro con una maglia bassa nella maglia bassa sottostante. Ed ecco qua, questo sarà il risultato. In totale ho fatto 5 giri a punto margherita, il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto. Dal sesto giro in poi non dobbiamo fare altro che ripetere ciò che abbiamo fatto durante il secondo giro. Quindi ripeteremo il secondo, il terzo giro, il quarto e il quinto giro alternando i colori. E così via finché non raggiungiamo le dimensioni desiderate del nostro pannello all'uncinetto. E questo è tutto, io spero che questo mini tutorial possa essere utile per le vostre creazioni. Detto questo, vi do l'appuntamento al prossimo video tutorial. Un bacino a tutti!